fare questa cosa, cioè a unire l'esperienza delle escape room, non so se qualcuno di voi le conosce da provate, cioè si rimane, vedo qualcuno dice di sì, si rimane chiuso in una stanza e bisogna risolvere degli enigmi per uscire. Ok, di positivo ci sono molte persone che anche mi ringraziano a volte che dicono che magari gli ho dato un po' di sostegno, di supporto con appunto alcune campagne che ho fatto. Alcune che mi dicono semplicemente: ehi, con il blog che vedevo tua figlia cadere per terra, insomma, ho riso e mi ha fatto piacere. Parlava del bullismo, oltre al fatto di parlare di critica cinematografica, insomma, quindi è interessante questo aspetto, secondo me. Sì, perché alla fin fine, se tu parli di te stesso, alla fin fine parli anche di quello che ti interessa. Difficilissimo non essere presi male su internet. Sono molte il parere che non ci sia età per determinate cose, cioè il mio mantra di vita è che non ci sono età per sognare, per divertirsi e quindi anche per scoprire la magia di qualcosa che magari da piccoli ci ha fatto sognare. Io carissimo amico mi ha detto: guarda, sei veramente bravo a raccontare, per esempio, di tutti, registriamo e ti creo un canarino. Abbiamo registrato una barzelletta e l'abbiamo mostrata così da totali sconosciuti da noi. Ci siamo accorti subito del grande risposta del pubblico perché la mattina dopo sono andato a vedere il canale e abbiamo trovato 20.000 visualizzazioni, che per un totale anonimo sono una cifra spropositata.